dalle 10 alle 12. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Eccoci qua a presentare un libro molto sfizioso e interessante. Si tratta dei 101 luoghi misteriosi e segreti in Italia da vedere almeno una volta nella vita. Ne parliamo con l'autore, Giuseppe Ortolano. Buongiorno e benvenuto a Radio Yes. Buongiorno a tutti voi. Allora, è un bel viaggio in Italia. Finalmente qualcuno che, come dire, spinge a aumentare l'interesse verso il nostro paese. Sì, il nostro paese purtroppo a volte lo conosciamo superficialmente o lo snobbiamo, invece è pieno di luoghi incantati e in questo caso anche luoghi misteriosi e segreti, da castelli a chiese dimenticate, da borghi addormentati e abbandonati nei secoli a ponti costruiti dal diavolo in una notte. Insomma, aprendo un po' gli occhi e stando un po' attenti avremo molte belle sorprese. E una chiesa in Calabria affrescata dal Renoir. Sì, è una storia, insomma, studiando questi affreschi all'interno della chiesa hanno trovato grandi somiglianze con delle pitture di Renoir, che è sicuro che è passato da quelle parti. Ovviamente è un piccolo mistero, è vero, non è vero, non c'è prova. Innanzitutto è una chiesa incantata da vedere comunque e poi da farsi raccontare o leggere nel libro la storia. D'altra parte sembra che nella Basilicata ci sia la tomba di Mona Lisa, tanto per citare alcune cose importanti della nostra cultura. Ecco, ecco, e una cosa che mi ha lasciato molto interessato è i draghi dell'isola di San Giulio, al Lago d'Orta. Sì, lì la leggenda dice che su quest'isola non ci andava più nessuno perché c'erano questi pericolosissimi draghi che impedivano a chiunque di sbarcare. Poi è passato appunto San Giulio, ha avuto il coraggio di sbarcare sull'isola armato della sua fede, così dice la leggenda, di sconfiggere il drago. E in una chiesa di San Giulio c'è proprio una costola di un animale enorme e la leggenda, la credenza popolare dice che appunto è la costola di uno di questi draghi sconfitti da San Giulio. E a Bagheria, il fantasma della Villa dei Mostri. Anche questa è una villa strana perché in realtà all'esterno ha queste sculture inquietanti e affascinanti dello stesso tempo. E poi, come al solito, come 100 ville in Italia, decine di castelli, si narra di fantasmi che appaiono nella notte o in determinate date per ricordare alcuni degli eventi misteriosi che hanno tracciato la storia di questi luoghi. Oh, lei ha girato molto nella sua vita, Europa, insomma si è fatto tutti i continenti. E perché ha sentito poi il bisogno di raccontare questi 101 luoghi italiani? Ma io credo che è bello girare, è bello conoscere paesi fuori dall'Italia, apre la mente, però è importantissimo conoscere il nostro paese, innanzitutto perché è un paese stupendo, è un paese che attrae, pur essendo un po' bistrattato da noi stessi, attrae turisti da tutto il mondo. E poi perché è veramente un paese incantevole. Io credo che prima o parallelamente al desiderio di viaggiare all'esterno sia importante anche conoscere quello che abbiamo vicino a casa. E diciamo che in periodi di crisi è anche un motivo in più, c'è anche un motivo in più, perché in fondo andare vicino a casa costa poco, ecco. Anche se qui ho qualche perplessità in proposito, perché ormai si spende quasi di meno andando all'estero che a rimanere in Italia, a meno che appunto non si facciano percorsi
nelle province, quei percorsi che lei indica in questo libro, che sono sconosciuti ai più, meno, come dire, tra virgolette, commerciali e quindi alla portata di tutte le tasche. Perché in effetti uno dei punti negativi della nostra offerta turistica è anche i prezzi. D'accordissimo, una settimana a Sharm el-Sheikh costa sicuramente meno che una settimana in Sardegna o nel Salento. Diciamo che il libro consiglia un'Italia minore, ecco. Un'Italia dove si può poi alloggiare in piccole strutture, bed and breakfast, agriturismo, alberghetti, sì. Un'Italia magari da scoprire soprattutto fuori stagione e a volte un'Italia che vale anche la pena di fare una gita domenicale, perché molti dei luoghi sono vicini alle città o ai principali centri abitati dove vivono gli italiani, quindi certo. Non è detto che sempre sia necessario dormire fuori. E poi con i limiti che tu accennavi, che sono tutti veri, sì. Ecco. Ecco, ti dedichi ormai in modo particolare al giornalismo turistico e culturale e presentare, e lo trovo molto opportunamente, questa Italia minore, questa Italia fuori dai grandi circuiti. Ecco, che cosa ci trasmette questa Italia? Ma io credo che ci trasmette migliaia di anni di storia e di storie. Un mondo che è legato alle sue tradizioni ed è legato alla sua cultura. È impressionante questo fatto che girando per chiese, per palazzi, in paesini piccoli, all'interno del Salento, nei monti d'Abruzzo, troviamo delle opere d'arte spesso sconosciute o spesso dimenticate che valgono il viaggio. Quindi ad esempio spesso e volentieri dedichiamo ore a fare la coda a vedere una mostra, quando magari girando e godendo di paesaggi e di luoghi, di architetture e di storie, perché poi spesso è piacevole far seguire la visita a fermarsi nella trattoria o nel bar del paese ed ascoltare le storie e fare domande, ecco. È un invito, se vuoi, a viaggiare un po' più lentamente e con gli occhi e le orecchie aperti, fidandosi della guida, dei libri, ma anche cercando di ascoltare la gente del luogo, perché poi è così che nascono un po' i miei libri, dalla voglia di viaggiare, ma dalla voglia di ascoltare. Perfetto, allora 101 luoghi misteriosi e segreti in Italia da vedere almeno una volta nella vita. Ne abbiamo parlato, e lo ringraziamo per questo, con Giuseppe Ortolano, che è nell'autore. Grazie. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, grazie.